Qualche giorno fa in un video sul mio canale vi ho pubblicato questo commento in cui questo ragazzo diceva che guarda i miei video da un sacco di tempo ma che ha notato che non fosse mai iscritto. Dopo aver messo quel commento all'interno del video ho ricevuto un sacco di altri commenti della gente che diceva la stessa cosa. Quindi bro, ti devo fare un appello proprio a te. Puoi per favore controllare che ci metti un secondo se sei iscritto al canale? E se non sei iscritto puoi farlo per favore, che il 30% della gente che guarda i miei video non è iscritta. A questo punto mi viene da pensare che non sappia nemmeno di non essere iscritta. Cliccate quel tasto che è gratis. E se vi va anche il follow su Instagram, @diano. Beh, dai, andiamo, partiamo con i video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video che oggi inizia con un mezzo che non vedevate da tantissimo tempo. Oggi infatti signori siamo qua con la Vespa 50LX. Ormai i veterani del canale potrebbero riconoscere, ma tutti gli altri sicuramente no, che è stata per un periodo del mio canale il vero soggetto dei miei vlog, ma della quale non vi dovrò troppo parlare oggi perché è qui per un motivo raga. E visto che ormai è ferma da veramente tantissimi anni, e la prima cosa da fare prima di metterci mano ovviamente è lavarla per bene. Bene. Signori, direi proprio che la situazione è nettamente migliore rispetto a prima. Vi posso assicurare che prima nel lavare i cerchi è venuto fuori proprio il nero, il marrone, e veniva fuori un tanfo di cacca allucinante. Direi che adesso è il caso di farmi una bella doccia. Adesso diciamo che sto facendo una di quelle cose che normalmente non vi faccio mai vedere su YouTube, perché sinceramente le ritengo una rottura di palle, però mi rendo conto che quando gli altri YouTuber le fanno vedere a me piace. Ho addosso due microfoni in questo momento perché sto facendo tutte le prove audio per Zona Rossa TV. Per quanto mi riguarda, soprattutto con i soldi che abbiamo speso dietro tutto il setup che c'è qua, può essere meglio. Quindi sto guardando un sacco di guide su YouTube molto professionali su come utilizzare lui, e in particolare via software come andare ad applicare tutti i compressori, i limitatori e tutte le varie cose all'audio, che in poche parole dovrebbero farlo suonare un po' meglio. E dopo tutti i vari aggiustamenti che ho fatto, devo dire che l'audio sembra molto meglio. Questo fino alla prossima live però non posso saperlo con certezza, per cui si vedrà. Tra l'altro, sfiga vuole che ogni settimana praticamente noi abbiamo qui un problema nel setup, e l'altro giorno è stato il turno di lei, che è stata la mia prima vera camera per YouTube, la Canon 80D, che per chi non lo sapesse per fare streaming non ha dentro la batteria ma una batteria finta che in realtà è collegata alla corrente. Ecco, questa batteria finta è saltata, per cui ne ho dovuta ricomprare un'altra che mi arriverà tra una vita, quindi mi sa che per le prossime streaming dovrò caricare la batteria normale ed utilizzare quella normale. E non è un grosso problema perché tanto la utilizziamo solamente quando ceniamo, e se non sapete di cosa stiamo parlando raga, fate veramente schifo. Ci vediamo direttamente domani mattina. Questa mattina ragazzi andrò a scannare di maledetto, perché devo registrare il video che sicuramente avete già visto sul canale, nel quale provo la BMW M2 Competition di un mio fan. Ma tutte queste cose voi già le sapete perché il video dovreste appunto averlo già visto. Ci vediamo nella location. Eccoci qua molto bene con l'ospite che avete già visto nel video. E questo qua ragazzi è il mezzaccio che vi dicevo, l'ho appena provato e come avete già visto mi sono veramente divertito tanto. È una bestia totale. Molto grato per aver avuto questa possibilità. Grazie a te. In ogni caso ora c'è da divertirsi, perché devo trovare un modo per caricare il TM e la Vespa sul pick up, perché domani sarò ad Attilio per registrare il video di cui vi parlavo all'inizio. Il problema però questa volta non è tanto caricare le moto, quanto riuscire in qualche modo strano a legare per bene la Vespa, perché non ha degli agganci saldi come per esempio il TM. Quindi adesso ci proviamo. Qua dentro ci sono un po' di pezzi di cose da montare al TMino. 3 hours later. Vespina caricata e TMino sul pick up. E la soluzione che abbiamo trovato è stata legare la Vespa qui con le solite due cinghie e metterne una in mezzo che le tirasse, in modo tale che le cinghie non possano uscire dal manubrio. Molto molto intelligente. Questa sera di martedì 8 marzo 2022, festa delle donne, Apple dovrebbe presentare i nuovi prodotti, e in particolare dovrebbe presentare i nuovi computer. E in particolare io possiedo questo Mac del 2018, che è veramente potentissimo, ha lavorato molto bene per un sacco di tempo, ma che come potrete immaginare, utilizzandolo per editare una valanga di video, ha iniziato a dare i suoi ultimi colpi. Si vociferava che questa sera presentassero il nuovo iMac Pro. Io ero gasatissimo, il nuovo iMac Pro, ci metto un M1 Max, funzionerà da Dio, sono felicissimo, non vedo l'ora che lo presentino. E invece salta fuori che probabilmente l'iMac Pro lo presenteranno nel 2023. F per Eddie Janno. Quindi boh raga, non so che cosa darò i miei soldi a Apple, però devo farlo. Questi rumor che funzionano a caso. Adesso mi alleno e poi cercherò di capire tutta questa cosa. Allora, tra la
tralasciamo tutto quello che è successo ieri sera, perché ve ne parlerò tra poco, e probabilmente anche quello è il motivo del titolo di questo video. Oggi, come vedete, sono dal caro Attilio, perché abbiamo un sacco di lavoro da fare e in particolare dobbiamo iniziare con la Vespa. Però io non vi dico più niente perché vi sto veramente spoilerando troppo. Ci vediamo più tardi, quando saremo con le facce molto stanche e spero che avremo fatto sufficiente lavoro. Later. Noi abbiamo appena finito di fare una pausetta pranzo e ora è il turno del mio tiemino. Con la Vespa per oggi abbiamo finito e adesso devo iniziare a registrare un nuovo video che non so se voi avete già visto. Non l'avete già visto, non lo so. Dietro c'è Attilio che sto vedendo sulla parte del video. Sono arrivato a casa, guardate un po' dietro di me che ore sono. Sono cotto, sono veramente stracotto, penso che anche si veda dal mio sguardo. Non ho ancora finito di lavorare perché ho appena risposto a delle mail e fatto cose di questo tipo. E adesso devo anche sistemare tutte le clip dei video che ho registrato oggi, perché erano due video, quello della Vespa e quello del TM, e sono entrambi incompleti perché dovrò andare avanti con entrambi. Quindi è un bel casino. Ci vediamo domani, anche perché ho da parlarvi. Allora signori, penso proprio di dovervi delle spiegazioni, soprattutto dopo l'ultima clip di martedì in cui vi facevo sapere che Apple aveva presentato i nuovi dispositivi, i nuovi Mac e tutto, e che io ero molto intenzionato a comprare qualcosa. Ma prima di tutto spostiamo la Vespetta e la rimettiamo qua dentro. La utilizzeremo domani mattina. Come saprete tutti, martedì c'è stata la presentazione di Apple e tra le varie cose che hanno presentato i nuovi Mac, e non entrerò assolutamente nei dettagli di che cosa, perché e per come, perché tanto sono sicuro che tutti voi sapete già tutto. Ecco, inizialmente, come vi dicevo, volevo a tutti i costi l'iMac Pro, non lo hanno presentato. Hanno presentato il nuovo Mac Studio, è praticamente un Mac Mini un po' più alto. Non ci ho pensato due volte, ho aperto il sito di Apple e l'ho comprato. Ora, per chi non lo sapesse, io sono veramente un nerd. Prima di fare video sui motori facevo video sulla tecnologia e sono troppo gasato da questo dispositivo. Un po' meno lo è il mio commercialista e soprattutto il mio portafogli. Il Mac è proprio lui. Eh sì, quindi l'ho comprato. Per cui tenetevi forte, perché sicuramente vi porterò l'unboxing sul canale. Mi vedete in macchina perché sono in una location super particolare. Sono da Merbag a Milano, perché non so neanche se vi posso dire queste cose, ma questa sera Nasca sta facendo un evento per presentare tutte le sue auto con cui correrà quest'anno i vari campionati. Sono molto curioso, ad essere sincero. Sto aspettando Ivan e poi entriamo. Questa giornata inizia alle 17:40. Non urlare in un cazzo di video. Ma tu sempre a parlare così. Oggi ragazzi, veramente inizio questo weekly vlog tardissimo, ho fatto un sacco di cose. Questa mattina sono andato in carrozzeria, ho portato la Vespa, ma come vi dicevo non voglio spoilerarvi troppo sul progetto, per cui non vi dirò perché, per come, per quando. Fatto sta che in questo momento siamo in studio Zona Rossa TV, perché se avete visto è venerdì e non giovedì, avevamo rimandato la live e soprattutto siamo qua in studio un po' presto perché abbiamo registrato una promo, la prima promo per il canale YouTube di raga, vi prego, il nostro lavoro è influenzare la gente a fare qualcosa. Quindi, dato che non vi stiamo influenzando a fare una rapina, bensì a scaricare un servizio, ci aiutate per favore a supportarci. Grazie mille, per favore ragazzi, ne abbiamo bisogno, a mangiare banana. In ogni caso, questa sera avremo degli atleti della 247 Fast Life. 24/7. Ma tu pensa al povero Antonio, che ogni volta che io parlo tu mi interrompi e lui non sa mai che parte mettere, se questa o quella che dici te o tagliarla. Bro, tu mi hai sfidato nel corso dell'editing di questi video, ma ti metto nei cazzi io. Vi prego, mi piace il cazzo. Quindi è troppo bello il cazzo, è troppo bello, ne abbiamo bisogno a mangiare il cazzo. Dai raga, aspettiamo gli ospiti. Signori, come penso si possa vedere dalla mia faccia, dalla mia espressione, dai miei capelli, sono a pezzi perché abbiamo appena finito la live con questi individui incredibili che ci hanno raccontato degli aneddoti terribili. Trovate tutto come al solito sul canale YouTube di Zona Rossa TV, nella in alto a destra. E basta, penso che adesso andrò a dormire finalmente. Allora, prima di tutto vi starete chiedendo perché c'è stata la scritta weekend e perché non c'è stata la scritta sabato, e soprattutto vi starete domandando dove siano finiti i miei capelli. I miei capelli ovviamente li ha mangiati il cane. Per quanto riguarda il weekend invece, visto che non so come sia andata dal vostro punto di vista del video, ma la mia settimana è stata veramente una signora settimana dove non sono stato fermo un attimo, mi sono detto, ma per una volta Edo, prenditi un weekend tranquillo, concediti un weekend tranquillo da solo, senza casini, senza lavoro, che ti rilassi un po'. Non sono
capace, raga. Non ce la faccio. Penso seriamente ad avere un problema. Ne stavo parlando prima con mia madre. È domenica sera in questo momento e ho passato 2 giorni in cui stavo male, perché non riuscivo a fare niente, non stavo facendo niente e avevo male al collo, male al corpo. Mi sentivo morto. Cioè non riesco a vivere la mia vita senza fare niente, non ce la faccio. Cioè è assurdo. Quindi ieri sabato per praticamente tutto il giorno ho guardato la stagione 4 di Drive to Survive, consigliatissimo a chiunque fosse interessato ad appassionarsi al mondo della Formula 1. E oggi la vera attività che ho fatto è stata palestra. Mi sono allenato tantissimo rispetto al solito, con la scusa che ero da solo e che non c'era Viola. Mi sono messo lì la mia musica e ho iniziato a fare un bel workout. E basta, sostanzialmente. Non ho fatto altro questo weekend. Che roba strana, raga. Fatemi sapere se anche voi ogni tanto avete questo problema qua strano. Quindi ragazzi, io spero che questo weekly vlog super costoso vi sia piaciuto. Sicuramente per quanto riguarda il nuovo Mac vi porterò un unboxing più avanti sul canale. Ricordatevi ragazzi di controllare se siete iscritti al canale, nel caso in cui non lo foste di farlo ovviamente, di attivare la campanella delle notifiche. Ricordatevi che questo qui è il mio profilo Instagram, chiocciola di Ianno come al solito, e che sul mio canale escono nuovi video ogni martedì e ogni sabato alle 14. Noi ragazzi ci rivediamo in un prossimo video e adios. Yeah.